Parlare oggi di Job Act, quando non c'è un piano di lavoro concreto per la Calabria, terra dove tutti arrivano proponendo soluzioni, parlando di figlia prediletta, parlando di cabine di regia che non sappiamo con chi interloquisce, mi sembra assurdo, mi sembra assurdo. L'economia, specialmente nel sud, è prevalentemente portata avanti dal pubblico impiego, dai pubblici dipendenti, dalla scuola. Se si bloccano gli stipendi, come lui intende bloccarli, dice fino a tutto il 2015, ma in effetti sappiamo che con il Padoan, il ministro del Tesoro, sta discutendo per il 2018, non credo che la crescita possa portarsi avanti, la crescita economica. Stiamo subendo una crisi tremenda e spaventosa da anni e siamo di fronte a un governo che dice di rispettarci, che di rispettare lo sciopero dei lavoratori e poi parla con gli industriali e non ascolta le nostre proposte. Le proposte sono di cambiare il Job Act, di cambiare una legge di stabilità che non darà lavoro né alla nostra terra né all'intero paese e non inverterà la tendenza.